Ciao ragazzi, iniziamo subito questa quinta lezione di core training insieme e partiamo subito dal riscaldamento. Oggi il riscaldamento consisterà in 20 secondi di lavoro alternati a 10 di recupero e lo ripeteremo per 8 volte. Il primo esercizio sarà una corsa sul posto portando le braccia prima avanti, poi in fuori e poi in alto, in successione avanti, fuori e su. Gli altri esercizi ve li spiegherò di volta in volta, quindi possiamo mettere sia la musica che il timer. Siamo pronti? 3, 2, 1 e via! Butto fuori l'aria quando sale.
abbiamo 7, 8, gli ultimi 2, 9 e 10. Continuiamo, però questa volta andremo a ruotare il palmo della mano verso l'alto e il ritorno. Quindi prima si guardano, ruoto e ritorno, e 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, l'ultimo, 10 e ritorno. Adesso andiamo di alzata laterale, quindi vado in fuori, ruoto, ritorno e riscendo. E 2, 3, 4, cerchiamo di non superare l'altezza delle spalle, 5, 6, 7, 8, 9, l'ultimo rimaniamo su. Da questa posizione ruoto il palmo delle mani indietro, andrò a toccare con le dita dietro la schiena e ritorno e ruoto in avanti, quindi sarà 1 e torno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gli ultimi 3, 3, 2, 1, mi fermo in questa posizione, piego entrambi i gomiti, quindi angolo di 90 gradi. Da questa posizione andremo a fare delle spinte in alto e ritorno, sempre nella posizione di partenza, 1, 2, butto fuori l'aria quando salgo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e ritorno. Continuiamo, però questa volta andremo nella fase di discesa ad avvicinare i gomiti verso il basso e poi spinta in alto. Quindi 1 e 2, 3, 4, 5, 6, dentro l'aria dal naso, fuori dalla bocca, 8, 9, al decimo ci fermiamo su. Da questa posizione, palmi delle mani che si guardano, ruoto il palmo della mano destra verso l'esterno, spingo con la spalla verso l'alto come per voler raccogliere qualcosa il più in alto possibile e ritorno e faccio il cambio a sinistra. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Adesso faremo delle circonduzioni da avanti verso dietro, saranno 10. Cerchiamo di farle complete facendo arrivare le braccia alle orecchie, 7, 8, 9, 10 e cambio verso, quindi da avanti, da ritorno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e stop. Benissimo, come vi avevo detto, avremo bisogno di una bottiglia grande e quindi la prendiamo e abbineremo due esercizi fatti. Quindi il primo sarà uno squat e poi andremo a distendere le braccia in avanti, sempre non superando l'altezza della spalla, e ritorno. Quindi parto con la bottiglia vicino al petto, saranno 10 ripetizioni. 1 e distendo, 2, su e distendo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, gli ultimi 2, 10 e mi fermo con la bottiglia avanti. Adesso da questa posizione andremo a ruotare la bottiglia e ritorno con la bottiglia in posizione orizzontale.
Per 8 volte faremo il movimento portando la mano destra verso l'alto e via. 1, 2, 3, 4. Cerchiamo di stabilizzare bene la colonna e l'addome. 8. E stop. E cambio, andiamo dall'altro lato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e stop. Riavvicino la bottiglia al petto. Adesso andremo ad abbinare lo squat a una distensione delle braccia verso l'alto. Mi raccomando, non andiamo ad inalzare la colonna, ma manteniamo sempre le curve. Quindi il movimento sarà 1, 2, 3 e ritorno. E lo ripeteremo sempre per 10 volte. Via. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, altre 5. 6. Ultime due ripetizioni. Porto su e ritorno. Adesso ruotiamo la bottiglia in verticale. La portiamo su e portiamo il tappo a guardare indietro. Da questa posizione piego entrambi i gomiti e ritorno senza inarcare la colonna. Ripeteremo l'esercizio 10 volte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I gomiti rimangono fermi, sempre alla stessa altezza. 10, l'ultima, e stop. E riporto la bottiglia giù. Bene, possiamo prendere il nostro tappetino e andiamo ad eseguire due esercizi a circuito. Andremo un pochettino ad aumentare la difficoltà degli esercizi che avevamo fatto nelle precedenti lezioni. Primo esercizio. Per eseguirlo bene partiamo sempre dalla posizione quadrupedica. Da qui stacco le ginocchia, distendo una gamba alla volta dietro. Piedi larghezza a bacino. Quello che andremo a fare da questa posizione è avvicinare i glutei ai talloni e poi portare un ginocchio alla volta avanti. Indietro, ritorno. E avvicino il ginocchio al gomito dello stesso lato. Ripeteremo il movimento 10 volte per gamba, alternandoli, quindi in totale saranno 20. Mi raccomando, quando facciamo la posizione del bridge, cerchiamo sempre di mantenere la posizione corretta. Andiamo un pochettino in retroversione, quindi ruotiamo il bacino e stringo i glutei in modo da stabilizzare bene la colonna. Quindi siamo pronti, partiamo dalla posizione quadrupedica, stacco tutte e due le ginocchia, distendo una gamba alla volta, piedi larghezza a bacino, polsi sotto le spalle e da qui, 1 e avvicino, 2, 3, 4, cerchiamo di mantenere il bacino sempre alla stessa altezza. 10 e ancora altri 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, l'ultimo 10, stop, riavvicino un ginocchio alla volta avanti. Poggio tutte e due le ginocchia e andiamo in posizione supina. Prendiamo la nostra bottiglia. Quindi scendo giù, porto la bottiglia verso il soffitto. Andrò a sollevare un piede alla volta da terra, da questa posizione. Cerchiamo di mantenere l'angolo tronco coscia e coscia gamba a 90 gradi, piedi a martello, quindi flessione dorsale. Da qui andremo a portare la bottiglia dietro verso
il tappetino e distendere una gamba alla volta verso il basso. Vi ricordo, quando facciamo questo esercizio, di cercare di mantenere sempre le curve della colonna, quindi di dare stabilità alla colonna tramite l'azione degli addominali. Se non riusciamo, la versione facilitata è sempre con, rimanendo con il ginocchio piegato. Altrimenti, se non riusciamo, possiamo anche fare semplicemente questo e il ritorno. Sentiremo comunque l'attivazione dell'addome. Saranno 8 ripetizioni per lato e le alterneremo destra a sinistra. Pronti? Stabilizzo bene e 1, fuori l'aria. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Riporto un piede alla volta a terra, appoggiamo la bottiglia dell'acqua, andiamo sul fianco e andremo a rivedere l'esercizio precedente. Ve lo ricordo, quindi parto dalla posizione quadrupedica, distendo una gamba alla volta, bacino in retroversione, stabilizzo bene, avvicino i glutei e i talloni e poi porto un ginocchio alla volta avanti alternandoli. In totale saranno 20 ripetizioni, 10 per lato. Siamo pronti e via. Partiamo, quadrupedia, polsi sotto le spalle, ginocchio sotto il bacino, stacco, distendo, distendo. E 1, avvicino. 2, il bacino rimane sempre alla stessa altezza. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, altre 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, l'ultima, 1, mi fermo, avvicino il ginocchio alla volta, scendo giù e possiamo andare in posizione supina. Prendiamo la nostra bottiglia, scendo giù e andremo a ripetere l'esercizio. Quindi sollevo entrambi i piedi da terra, bottiglia verso il soffitto e da qui partiamo con la gamba che preferiamo. E 1, fuori l'aria. 2, 30 secondi di recupero per capire bene come fare gli esercizi, perché rispetto alle settimane precedenti aumenteranno un pochettino di difficoltà, mentre i successivi due giri saranno 15 secondi di recupero, quindi andremo ad aumentare l'intensità del lavoro. Partiamo subito con il primo esercizio. Il primo esercizio sarà in posizione di bridge, quindi vi consiglio sempre di partire dalla posizione quadrupedica in modo da eseguire l'esercizio in maniera corretta. Mettiamo subito le mani sotto le spalle, stacco le ginocchia, distendo una gamba alla volta. Da questa posizione andremo a toccare con la mano la spalla opposta e il ritorno e poi andremo a fare il cambio. Quando facciamo questo esercizio ci
cerchiamo di mantenere sempre l'allineamento del bacino, quindi di non ruotarlo nel momento in cui vado a sollevare la mano. Ora, una versione più semplice potrebbe essere di fare l'esercizio con le mani su una sedia o comunque sul rialzo, altrimenti andrò a mantenere la posizione, quindi rimarrò in isometria. Ok, siamo pronti, partiamo con i nostri 30 secondi. Ognuno può procedere con il suo ritmo. Se non ce la facciamo proprio 30 secondi, l'ultima parte la facciamo isometrica. Ok, possiamo mettere il timer. Mi posiziono, stacco, mi stendo, piedi larghezza bacino e via. Nel primo giro faremo questo esercizio, gli altri giri andiamo a complicarlo. Pronti? Via! Mantengo sempre spalle e bacino sulla stessa punta allineati. Spingo bene con il gomito sinistro a terra, braccio destro attivo. Piedi a bello. 2, 1, scendo, ginocchia, bacino e andiamo a fare il cambio. Faremo la stessa cosa sul lato destro, quindi gomito destro a terra, sempre possiamo optare per le varianti, più semplice, un po' più difficile e difficile. Prendiamo la bottiglia con la mano sinistra e ci prepariamo, attivo subito la spalla destra, allineo l'avambraccio con il gomito, pronti e via, stacco. I piedi sono attivi, i glutei sono attivi, il gomito spinge a terra, la spalla destra vuole salire verso l'alto, non cediamo. Portiamo la bottiglia verso l'alto, andremo in ponte supino, quindi srotolando la colonna, solleviamo gli avampiedi da terra e da qui porteremo la bottiglia indietro verso il pavimento e il ritorno. Mi raccomando, cerchiamo di mantenere sempre tutto allineato, quindi petto, bacino, ginocchio. Pronti? Via, stacco e 1, 2, 3, 4. Poi continuate con il vostro ritmo. Fuori l'aria quando salgo e dentro quando riscendo. Pronti? E via.
abbiamo su un fianco e abbiamo terminato il nostro primo giro. Bene, possiamo ripartire con il circuito. Manteniamo la bottiglia vicino a noi perché per il primo esercizio non ci servirà, che vi ricordo essere in questa posizione. Andiamo a toccare con una mano la spalla opposta. Adesso saranno 30 secondi di lavoro alternati a 15 di recupero. Varierà solo il secondo esercizio perché andremo a renderlo un po' più difficile. Alternativa già la conoscete, quindi in plank laterale con la bottiglia verso l'alto. Primo esercizio, vi ricordo le alternative più semplici, o con le mani su una sedia o comunque sul rialzo, oppure mantengo la posizione isometrica, quindi stabilizzo la posizione. Però qualunque esercizio, qualunque variante scegliate, mantenetela per 30 secondi. Quindi ci siamo, partiamo sempre da questa posizione, 30 secondi di lavoro, pronti per il secondo circuito, distendo e via. Cerco di mantenere il bacino ruotato verso il pavimento, rivolto sempre verso il nostro tappetino. E stop, riporto le ginocchia avanti. Andiamo sul fianco sinistro. Esercizio per chi vuole, porto la bottiglia avanti e risalgo, altrimenti rimango qui. Pronti? E via. Dentro l'aria e fuori quando salgo. Manteniamo sempre il plank stabile. Esercizio che era il plank laterale.
Questa volta l'abbiamo fatto dinamico, adesso lasceremo la bottiglia a terra davanti a noi, in modo da arrivarci con il palmo della mano. Quello che andremo a fare è portare il braccio su, quando scendo voglio spingere la bottiglia come per portarla verso il pavimento e ritorno su. E poi andremo a fare il cambio dall'altro lato. O altra opzione più semplice, mantengo il plank in isometria. Bene, ripartiamo dal primo esercizio. Quindi posizione di bridge, andiamo a toccare con la mano la spalla opposta. Ci siamo? Belli carichi per l'ultimo giro, cerchiamo di terminarlo. Pronti? Stacco e via. Le mani, quindi a portarle in avanti, butto fuori e rimango in questa posizione.
camminiamo con le mani in avanti, solleviamo i glutei dai talloni e cerco di avvicinare lo sterno al tappetino. Ritorniamo lentamente indietro, avvicina le mani alle ginocchia e lentamente srotolo la colonna. Da qui portiamo un piede in avanti, entrambe le mani sul ginocchio del piede che andiamo avanti, con le mani vogliamo spingere indietro, mentre il bacino va un pochettino in retroversione e vuole andare nella posizione opposta rispetto alle spalle, quindi vuole andare in avanti. Sentiremo tirare sulla parte anteriore dell'anca. Ok, adesso andiamo a prendere la punta del piede dietro e cerchiamo di avvicinare il tallone al gluteo. Se non tira abbastanza possiamo scegliere di scendere un pochettino di più con il bacino verso il tappetino. Ritorno e facciamo il cambio, quindi cambio gamba, porto prima le mani sul ginocchio, con le mani voglio spingere indietro, quindi le spalle vogliono andare indietro, mentre il bacino fa la spinta opposta, vuole andare in avanti. Ritorno indietro, andiamo ad afferrare la punta del piede dietro e voglio avvicinare il tallone al gluteo. Ritorno dietro. Benissimo, anche questa nostra lezione di core training è terminata. Io vi invito a seguire domani la lezione di Matteo e vi aspetto la settimana prossima per la nostra sesta lezione di core training insieme. Ciao a tutti e grazie!